Consigliere Elena Corcia, stamattina avete presentato una proposta che guarda al dramma dei trasporti nella città metropolitana e alla possibile unificazione tra CTP e NM. Sì, CTP e NM che stanno entrambe subendo dei tagli e dei problemi connessi appunto alle difficoltà che hanno oggi le amministrazioni, ma che devono essere assolutamente superate proprio attraverso la loro fusione. Perché la loro fusione? La loro fusione con la creazione, come è stato già un esempio, l'ABC e l'ARIN che lascia la Bed Company e la ABC che costituisce una nuova compagnia, quindi una nuova possibilità, una nuova azienda che si occupa dell'acqua, e la stessa cosa va fatto tra NM e CTP, questo per evitare i tagli al personale ed anche per far sì che ci sia un trasporto più efficiente. D'altra parte c'è una prova, ormai è chiaro che i trasporti urbani sono un po' alla corda per ragioni economiche, così anche i trasporti metropolitani, ma mentre aumenta il bisogno, perché il pendolarismo è diventato una caratteristica della nostra città metropolitana, dal momento che molte persone hanno dovuto lasciare per ragioni economiche la città, abitano nei comuni limitrofi e talora anche in comuni molto più lontani, e la mobilità a quel punto diventa un fattore di democrazia ed un fattore essenziale. Perché proponiamo questo? Perché credo che oggi non si possa più discutere in termini di comuni, si debba discorrere necessariamente in termini metropolitani, e se c'è una funzione essenziale che ci è stata conferita dalla legge del Rio è proprio la mobilità, e quindi la mobilità va ben organizzata e gestita.